Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Barcellona, sulla Rambla, uno dei posti più iconici di Barcellona. Siamo precisamente al mercato, che è la bocheria, e oggi qui proveremo quelli che sono i piatti tipici, le pietanze più caratteristiche e soprattutto tutte le pietanze che stanno sui 2 euro. Allora, penso che qua siamo fuori budget. Questo primo negozietto dove fanno un po' di roba sotto i 2 euro. Due bombas de pollastre. Patata in polvere, con pomodoro, buonissimo. Vai from? Bacon, italiano. Sul d'Italia molto simile al catalano. Camisa a Napoli. Camisa a Napoli, certo. Grazie. Assaggiamo questo primo piatto e abbiamo pagato giustamente 1,80. Ho messo questa salsa, che è salsa lamella. Non lo so, la salsa tipica, tipicamente forte, tipicamente aiosa. Praticamente è un croquet con all'interno pollo, che poi sembra carne macinata, e poi c'è un sapore di genovese. E ho messo pure questa salsa particolare. Abbiamo una classica empanada. Empanadas, che io non ho preso perché sta... quanto sta? 2,50. 2,50. Sforo di 50 centesimi. Tutto è formato. E sta buono? Io mangerò prima il salato, ma questo contenitore di frutta a 2 euro così grande, io dopo devo prenderlo per forza. Empanadillas che costano 1 euro l'una. Grazie. Ne abbiamo prese 5, ci ha fatto risparmiare 50 centesimi. Ho preso 2, quindi da 2 euro. Una con il jamon e una con i funghi champignon. I soldi sono che di Marcos, il cameraman, e li metto nella taschita. Questo è con i funghi. Questo è con i funghi. Con i funghi. L'odore è dei sofficini e funghi. Uguale, vai giù. Il sapore. Sono tutto giusto, vai, prendilo. È un croquet un po' sotto. Dentro è giallo con lo zafferano. E poi ci sono i funghi, champignon. Questa è con la carne. Tarantellas. Questo è il secondo e dentro ci sta il jamon. Almeno quello dovrebbe essere il jamon, per la modica città di 1 euro. Non so quanto possa essere valido. Buonino. Gustare. Stiamo prendendo questo spiedino di pollo, perfetto. Molto insalzato. Fumante però, non è così. Cuparulos, l'unico posto in cui deve stare però. Vabbè, pollo allo spiedo. No, c'è una bella crema sopra. È uno spiedino di pollo buono. Qualcuno vuole un po' di salsiccia di canguro? Se no li fanno 1 euro. Che dici? Questa cosa va contro animalisti pesanti ormai. Qualche canguro c'è. Ok. E a sto punto li proviamo. Costano soltanto 1 euro. Esatto, assaggia, il tuo primo assaggio. No, no, ragazzi. Assaggia. No, vabbè, l'assaggio io. Di che sa? No, Mattia, ma veramente, ma che... Vabbè, Mattia è poco credibile. Non è quasi qua di bocca, ma quasi. C'è un qualcosa che non si riesce a capire. Ragazzi, sceglie proprio. È particolare? Molto morbido. No, vai, il fegato non l'ho mai mangiato, però che schifo. Sì, per la consistenza quasi. Un assaggio di canguro della mia vita. Non so. L'odore non mi piace, molto, molto forte. È forte, vero? Molto forte. Sembra quasi l'ungherese. Bravo, l'ungherese. Hai ragione. L'odore è proprio il salame ungherese. È quello, è quello. Vediamo un po' il sapore. Allora è diverso dal salame ungherese. Il sapore è più intenso. Cioè si vede che è un animale differente da quello che noi mangiamo. Cioè, non è che uno dice che è il salame. È la prima volta nella mia vita che capisco quando le persone dicono ma no, buonissimo, si scioglieva in bocca. Non l'hai mai provato, no? Più o meno. Questo è il suo che mi dà. Hola. Quanta frutta, che cosa meravigliosa. Ragazzi, questo sta 1,50 euro, ma onestamente il gazpacho non lo posso mai mangiare. Questo frutto non lo conoscevo proprio. Pensavo fosse frutto del dragone, tipo. Questo qua. Dragon fruit.
1 euro, 1,50, 2 euro, 1 euro, 1 euro, 1,50, 1,50. La zona con la frutta, guardate qua, la patata dolce, quella patata dolce, quella patata normale, le melanzane, vabbè. Chi là invece stanno fatta marenna. Qua i succhi stanno addirittura 1 euro. Guardate quanta roba buona, però niente, sui 2 euro. Mi piace, vi? Sei deciso, Matti? Ragazzi, adesso prendo 300 ml di imeri. Ah. Guarda, una bottiglina d'acqua. Ma questa è tipica, eh? Quanto hai pagato? 1 euro. Vabbè, allora anche questa entra in 2 euro, quindi è positivo. E come sfondo abbiamo l'unico negozio che è praticamente chiuso. Opaque Fresh. Si presenta così. Vediamo. Trasparente, me lo aspettavo rosso. Però è trasparente, un bel trasparente. Cioè è particolare, almeno. Ma si stru... Adesso la prova. Di solito la prima colpa, adesso un pochino più. È un po' più resistente questo tappo. Il non c'è? Vediamo un po'. Il gusto non c'è? Vabbè, è buona. Ok, perfetto. Ma forse mi ha dato l'acqua. Sarà sicuramente come una mozzarella di Mondragone. Il panettone fritto. Cos'è? Riso, patate, carne. Bomba. Bomba. Vuoi me lo succhi tipo yakisoba? Ti mando 1000 baci. Anche se non mi piace. Ci sta pure sushi. Ammazzo un briscatola a Giuseppe. Comunque i prezzi del prosciutto qua sono, del jamon, sono veramente bestiali. Questo pezzo qua, piccolo piccolo, 70 euro, 73 razzi. Cioè, più grande la mia mano. Al momento il jamon non l'abbiamo ancora preso perché purtroppo sotto le 54 euro non l'abbiamo ancora preso. Quindi vediamo se ce lo fanno assaggiare. Comunque dopo lo faremo lo stesso. Eccolo. Dove stavi? Sto riposando, ciao. Ah, oh. Ok, ok. Che faccio a me? Abbiamo preso 2 assaggini, praticamente. Questo tanto è buonissimo. Questo è l'iberico. Questo è il serrano. L'iberico costa di più. 4,50. 239 euro al chilo. Questo qua invece viene a fare 3 euro. Il serrano. Non so quanto è al chilo. Provate il mavoli. All'inizio dal serrano. Serrano. Vai. Prova due, vai. Perfetto. Punto. Partiamo subito con l'altro. Ma manco quello di Parma è così, buonissimo, già questo è buonissimo. Questo vai Sara. Vai. Capisci niente? Io non capisco niente. No. Guarda. È un altro mondo. Questo è un altro mondo. Ok, assaggio quest'altro. Cioè è l'iberico, giusto? Quello più buono. Ma guarda, è più grasso. Guardate il colore com'è molto più intenso. Questa sembra quasi da presaola. Questa sembra quasi presaola. Questo invece sembra più un comune capocollo. Questo è l'ultimo pezzo. Comunque lavarsi dopo in gola, eh. Dopo aver mangiato rimane quel seccume in bocca. Marco è il primo a prendere il frullato. È il frullato. È il primo a prendere la macedonia. No, perché sta tutto quello che volevo. Bello però, viola viola, fucsia. Questo quanto l'hai pagato? 1,50 euro. Quindi rientra nel budget. Sì, sì, nei 2 euro. Niente di che. Non è eccezionale. Non è eccezionale. Un po' marrognolo, ma quello là è scenico. Prendo un natural juice, un succo al mango, 1 euro. Ah, dai. La situazione è che praticamente stiamo facendo abuso, perché costando 1 euro li stiamo provando tutti. Adesso Marco prende, ecco, il frutto della passione. Instant. È buono! È buono! Mi piace sicuramente. È buono. Esotico. Oh, buono, questo è buono. Che... è il tropical della Rausch. Yeah. Alla fine ho preso il mango. È molto dolce, però è buono. Prendiamo questo. Questa sia il mango che volevo che questo qua. 2 euro e ammazzo. Vai, assaggio questo qua che è il frutto strano che non ho mai mangiato in vita mia. Allora, non ha un sapore deciso. Non lo posso paragonare a nessun frutto. Però è buono ma molto molto delicato. Ragazzi, 2 euro, guardate quanto è grande. Io penso sia almeno
quanto è? Mezzo chilo, forse più di più. È un po' pesante. Andiamo pure col cocco. Guarda. Quindi ho provato un pochino. Comunque, Marco, spero che il video vi possa essere utile, così capite un pochino che cosa si può mangiare nella bocheria. L'unica cosa che abbiamo provato sono le cose che costano assai. Per esempio ci stanno dei localini che ti fanno dei piatti più articolati, però lì si parlava meno di 10 euro si parlava. Non ne vale la pena, è più bello assaggiare le cose così da provare, perché riesci a mangiare tanto pagando poco. Detto questo, penso non ci sia più nulla da dire. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi.